pubblico nuovo, un pubblico che vedeva i musei da lontano ma che capisce che un museo può essere un soggetto attivo, che ha il compito di riscoprire le identità cittadine, e come l'archeologia è un'identità, sicuramente anche il calcio lo è. D'altra parte siamo in un museo che conserva cimeli dello sport nel mondo antico, che conserva i ricordi dei gladiatori, e quindi possiamo dire che i calciatori oggi sono i nuovi gladiatori. In questo senso crediamo che un'operazione del genere abbia il merito di aprire completamente a tutta la città. Ma intanto significa avere l'opportunità di raccontare per la prima volta la storia del Napoli e di farlo in un ambiente meraviglioso, fantastico, grazie alla lungimiranza, oltre che alla disponibilità del direttore, di Paolo Giulierini, col quale c'è stata intesa sin dal principio. E quindi essere in un luogo, il luogo del mito, come recita il nostro premio, il Napoli nel mito, è una cosa che ci rende particolarmente orgogliosi. La liaison che c'è tra la cultura e il calcio, che è una parte fondante della cultura, soprattutto di quella, diciamo, di tutti noi, di ogni giorno, è una cosa che continua e deve continuare. Come sappiamo, con il MAN abbiamo un accordo che ci vedrà protagonisti insieme anche nel futuro, e poi insomma vedremo per il proseguo se ci saranno delle altre opportunità.